Mi sono letteralmente innamorato della Router Plane. Sigla. Allora, che cos'è una router plane? Una router plane è una pialla di base che serve per portare, lavorando in appoggio, una superficie perfettamente in piano, praticamente rettificata. Nello specifico è pensata per lavorare su canali, perché la sua conformazione la porta proprio a lavorare in appoggio su ambedue i lati. Non si può infatti lavorare su un piano come questo e portarlo perfettamente in piano, perché, come vi dicevo, andandolo ad appoggiare proprio sul pezzo, si andrebbe poi a creare un dislivello che non la farebbe lavorare. Molto semplice. Questa che ho in mano io è di base una copia cinese della più famosa, se non sbaglio, Veritas 71, penso la più conosciuta. Differisce per alcune caratteristiche che poi vi farò vedere, ma prima di tutto vi faccio vedere qual è il lavoro che va a compiere. Allora, supponiamo di voler fare uno scasso in questo piccolo quadrello di abete. Andiamo a delimitare il nostro scasso e andiamo a fare due tagli con la Ryoba in modo che la nostra lama non vada a scheggiare il resto del legno. Ora possiamo regolare il nostro affondamento, magari partendo con calma, magari un piccolo millimetro, e cominciamo. Ed ecco che avanzando piano piano raggiungiamo un risultato veramente ottimo e il nostro scasso è completamente rettificato e preciso. Uno degli usi più comuni che io ne sto facendo, sia per un discorso di velocità d'esecuzione che di pulizia del lavoro finito, è quello appunto della pulizia dei canali. Tante volte facciamo degli incastri e poi la prima cosa che facciamo è doverli ripulire con uno scalpello. Si può fare con la router plane e vi devo dire la verità, il risultato è migliore e anche più veloce. In verità questo tipo di oggetto non si limita a lavorare sui canali, ma nel momento in cui abbiamo una base d'appoggio di riferimento possiamo andare a lavorare su qualsiasi superficie e renderla perfettamente piana. Ad esempio, nella costruzione di quel portafrese io l'ho utilizzata su un incastro, per cui ho messo semplicemente da un lato il pezzo in lavorazione, dall'altra parte un pezzo identico di appoggio e poi sono andata a lavorare sull'incastro a mezzo legno in modo da rendere le due superfici perfettamente planari e che combaciassero una con l'altra. Visto come funziona, parliamo un po' dell'oggetto in sé. Allora, la struttura di base, quindi l'appoggio, direi che è in ghisa, mentre le manopole sono in legno. Insieme alla pialla, inoltre, vi viene dato anche il riscontro laterale e la sua brugola a T per essere montato. Questo riscontro va montato da un lato o dall'altro della pialla e vi serve come riferimento, ad esempio, per canali che debbano andare paralleli al bordo del mobile. Inoltre, per favorire il fatto che si possa arrivare anche in punti abbastanza complicati, tutto l'albero si può girare dall'altra parte. In questo modo tutta la parte di appoggio della pialla viene posta sul retro e sul fronte abbiamo unicamente la punta che può arrivare appunto in punti un po' complicati. L'albero è graduato in millimetri e in pollici e tramite una rotella e una vite si alza e si abbassa. Qui davanti c'è un piccolo segnatore, un marcatore, per cui noi possiamo andare a settare il nostro zero, quindi posando la nostra pialla sul piano di lavoro e portando la lama esattamente a contatto con il nostro piano, possiamo andare a regolare appunto il marcatore sullo zero effettivo. Inizialmente mi sono chiesto, ma perché devo settare questo zero? Non potevano farlo già fisso con la lama che toccasse il piano? Beh, la risposta in verità è molto semplice. Innanzitutto, se tu sai che la tua azienda non può produrre una cosa perfetta al 1000%, falla regolabile. Per cui, facendolo regolabile, io non ho più il problema di settare il pezzo, ma lo farà l'utente nel momento in cui lo utilizza. Seconda cosa, torna molto utile anche perché lo zero pezzo potrebbe non essere sul piano di lavoro, potremmo volerlo leggermente più sotto. Pensate se dobbiamo, ad esempio, andare a fondo con una scanalatura, possiamo mettere lo zero sul fondo della nostra scanalatura iniziale e poi, abbassandoci, guardando di quanto stiamo scendendo, un millimetro, due, insomma, è comunque una cosa intelligente e molto comoda. Come dicevo, c'è questa rotella che ci permette di affondare e ritirare la lama. Una volta settata l'altezza si va a bloccare il tutto con questa rondella in ottone qui dietro e viene bloccata in questo modo anche la rotella superiore, per cui non c'è pericolo che magari lavorando si tocchi e si modifichi l'altezza a cui si sta appunto operando sul nostro canale.
Con questa pialla non si lavora soltanto con la lama che avete visto, quindi quella piana a 90 gradi, ma vi viene fornita anche una punta differente, quindi con due angolazioni a 45, per arrivare in punti più difficili, e vi devo dire la verità, è anche molto più aggressiva se si vuole andare a lavorare un po' più pesantemente sul pezzo che non semplicemente andare a spianare con la lama piana. Le lame che vi forniscono arrivano perfettamente affilate e devo dire che rispettano anche sia i 90 gradi che i 45 per quello che riguarda quella punta, però come ogni pialla andranno a consumarsi. Ovviamente si possono affilare come un qualsiasi scalpello. Per quello che riguarda lo smontaggio è molto facile, perché semplicemente si va a svitare la vite sotto e si toglie la lama. La lama inoltre nel punto di contatto con l'albero ha delle piccole zigrinature che la obbligano a rimanere in posizione, quindi è impossibile montarla storta. Calibro alla mano, la larghezza della lama che vi arriva è di 12,7 mm, quindi mezzo pollice, ed ha un angolo di affilatura di 25 gradi. Però come immaginerete è difficile andare a lavorare con questo pezzettino su una pietra da affilatura. Per cui vi danno un piccolo jig, che altro non è che semplicemente una barretta in alluminio in cui si va a fissare con una vite la nostra lama, dopodiché si può andare a lavorare molto più comodamente su una stazione di affilatura. Qui arriviamo a probabilmente l'unico punto dolente che almeno io ho riscontrato in questo oggetto, e cioè il fatto che per quanto riguarda l'affilatura della lama ad angolo retto non ci sono problemi, ma per quanto riguarda invece l'affilatura della lama inclinata, qui c'è qualcosa che non va. Infatti la lama, per essere ben affilata, dovrebbe essere montata per due volte sulla nostra stazione, prima da un lato e poi dall'altro, facendo riferimento a un piccolo scasso sul retro per darci un'angolazione esatta a 45 gradi. Il problema è che la lama sul supporto non riesce a starci, per cui quando giriamo la lama il foro non corrisponde più. Ho provato a montarla dall'altro lato, ho provato a girarla, non c'è verso. Se noi vogliamo affilare questo tipo di lama, dobbiamo affidarci alla vecchia maniera, come ho visto fare a tantissimi falegnami vecchia scuola, per cui fissarla comunque come riusciamo al nostro blocchetto di alluminio e poi andare a mano. Questo i vecchi falegnami lo fanno anche per l'altra lama, non usano praticamente nessun jig, hanno le loro pietre e con un po' di sensibilità e esperienza le vanno ad affilare. Però bastava studiare leggermente in modo diverso il supporto e avremmo potuto usare il nostro jig anche per affilare questo tipo di lama. Per consentirci di lavorare anche su canali più piccoli esistono lame più strette, quindi esiste un kit con un albero dedicato per cui viene fornita, oltre alla lama di ricambio da mezzo pollice, anche lame più piccole. Se non sbaglio ci sono tre misure per arrivare a lavorare nei punti più stretti. In questo modo il nostro oggetto diventa veramente versatile. Infine parliamo di prezzi. Allora, la Veritas, che è quella che ho preso un po' come punto di riferimento per il confronto, se non sbaglio costa euro più, euro meno, intorno ai 200 euro. Questa costa, se non sbaglio, praticamente sempre sui 170, ma spesso su Telegram riusciamo ad avere dei coupon e abbassarla ancora di più. Io vi dico sempre che la differenza fra, ad esempio, la Veritas e in questo caso un prodotto cinese, cos'è? È il controllo qualità, per cui magari su 100 pezzi ne esce uno fallato, mentre invece in Veritas sono controllati, che ne so, tutti quanti, e quindi non c'è possibilità di errore. Altra cosa, l'assistenza ai pezzi di ricambio, per quanto riguarda brand conosciuti come quello che abbiamo appena nominato, sicuramente sono sul mercato da tanto tempo, mentre invece qui è possibile che la casa cinese in questione fra un anno o due sparisca dalla faccia della terra. Vi dico, il prodotto merita davvero tanto. Se mi date retta e decidete di comprarla, prendete anche direttamente il kit di lame aggiuntive, perché come vi dicevo, tutto il bene posso dire di dell'Andui tranne il fatto che duri per sempre, per cui finché ci sono questi prodotti e sono validi, secondo me conviene prenderli. Io l'ho già ordinato, deve arrivarmi, non ho potuto mostrarvelo, ma magari su Instagram ci sarà occasione di farvelo vedere. Il prezzo del kit di lame, se non sbaglio, si aggira intorno ai 50 euro, anche lì cercherò di lasciarvi qui sotto un coupon per pagarlo qualcosa meno, però con il prezzo, diciamo, dell'oggetto originale riuscite a portarvi a casa sia questo, che è fatto molto bene, che tutto il kit di lame, che non è affatto male.
Alternativa super economica. Mi sono fatto spedire anche questa perché in verità vedete che ha una dimensione leggermente più piccola e fa un po' il verso appunto a quella che credo la Veritas la chiami router plane dimensioni piccole o medie. Allora è decisamente più compatta, il corpo è completamente in ghisa anche questo, le manopole non sono in legno ma sono in alluminio, sono comode però ovviamente in legno fa tutta un'altra figura. Possiede sul retro uno sgancio rapido e una rotella per alzare e abbassare la lama. Una volta trovata la misura si va a bloccare. Direttamente sul gambo c'è disegnata la scalatura e è comoda ma niente a che vedere con questa, vi dico la verità, con questi oggetti tante volte si va ad occhio più che guardando la scala presente. Poi se è fatta bene la si usa, altrimenti se ne fa a meno. Però non è che siamo qua a menare il can per l'aia, mentre questa ve la straconsiglio, questa no, per un paio di motivi. Il primo è che la lama non è così curata, è super affilata, ma lo squadro non è perfetto al millesimo e inoltre ha un bel difetto, e cioè che l'alberino ha un gioco, per cui quando si va a stringere con la parte dietro, la lama si sposta e quindi si inclina verso un lato. Questo non vi permette di lavorare perfettamente in piano, ma ci sarà ovviamente un angolo che andrà a toccare prima dell'altro. Quindi questa è un oggetto che costa poco e sinceramente vale poco. Quindi tirando le somme, come vi ho detto, è un oggetto che straconsiglio, però dovete valutare nel momento in cui la comprate quanto è la differenza di prezzo, perché se oggi andaste a comprarlo probabilmente trovereste la Veritas a 200, questa a 177, 180, per 20 euro io compro l'originale, sono io il primo a dirvelo. Però se il prezzo cala e cala di molto, quindi ad esempio andiamo intorno ai 150 euro, allora con lo stesso prezzo mi porto a casa anche le lame, lì diventa una cosa interessante perché vi ripeto l'oggetto è ben costruito. Per quanto riguarda l'utilizzo in sé di questo tipo di pialle, come ho sentito dire da tanti falegnami professionisti che amano le lavorazioni manuali, questo è un oggetto che si ritiene inizialmente superfluo e poi non se ne può più fare a meno. Certo, tutte le lavorazioni che lei fa potete farle con gli scalpelli, nessuno vi dice di no, oppure con qualsiasi altro sistema voi preferiate. Però, come sto dicendo ultimamente, perché me ne sto convincendo sempre di più, qui stiamo parlando di piacere personale nel fare una cosa e tradotto si chiama hobby. La vita e il lavoro sono un'altra cosa. Io direi che vi ho detto tutto, noi ci vediamo alla prossima. Ciao!